Yeah!
punta il capitano Paolo Gamba. Il muro di Renzo Castellano, 9-3. Prosegue Gamba al servizio. Andiamo!
Servizio numero 5, Lorenzo D'Andrea. Yes.
1-0 il parziale 7 per Emilia Romagna, ma si riparte dallo 0-0 del secondo set. Il primo servizio per il numero 11, Ivo Parmigiani, Emilia Romagna.
7 a 9. Gianluca Grandini alla servizio per l'Emilia Romagna.
Vediamo che il numero 1 è al servizio adesso. Servizio.
parità nel conteggio set, un set pari tra Emilia Romagna e Lombardia e Piemonte. E allora il terzo set che parte dal 0-0 e dal servizio affidato al numero 7 Mattia Magni per il Piemonte Lombardia. Yeah.
10-6. Ed è proprio lui, il nostro numero 12, al servizio per Piemonte e Lombardia. Servizio vincente, 11-6. Il time out è chiamato sulla panchina dell'Emilia Romagna. Nuovamente in campo per il terzo set, 14-8 in vantaggio del Lombardia Piemonte, che riparte dal servizio del numero 5 Lorenzo D'Andrea. In battuta Ivo Parmigiano.
In battuta c'è il numero 6, Marco Nicolini. Battuta per Lombardia Piemonte c'è Akil Ali. Thank you.
2-1 il parziale 7 che vede in vantaggio la rappresentativa Lombardia Piemonte su Emilia Romagna e si riparte proprio dal servizio del numero 5, il capitano Federico Blanco per l'Emilia Romagna. Thank you.
Castellano.
tutto si decide al quinto, tutto al tie break, 15 punti da raggiungere, si parte da uno 0-0 di fatto fra Piemonte e Lombardia ed Emilia Romagna. La palla non è al centro ma è fra le mani del numero 7 Mattia Magni, che avrà il primo servizio di questo set. Andiamo subito, forza, andiamo! Grazie, forza!
Massimo Barossi. Grandini.
Partiamo dalla terza squadra classificata con Raffaele Acone, Giacomo Belfiore, Alfonso Chiacchio, Angelo Cifiello, Ettore Falato, Michele Fucina, Luca Ferrero, Pasquale Milone, Lorenzo Miranda, Lorenzo Sciocco, il capitano Antonio Sola, Claudio Vacchio, il allenatore Pedro Cipatelli, Bruno Imparato e la Campania. Premiano l'assessore alle politiche sociali e educative Emanuela Olia e il Tiziana Nasi. Passiamo ai secondi classificati. Achim Matari, Massimo Rossi, Alessio Castellano, Emanuele Andrea Cattani, Lorenzo D'Andrea, Massimo Paolo Gamba, Gerardo Guerra, Mattia Magni, Costantino Perna, Giovanni Tripoli, insieme all'allenatore Massimo Beretta e al giudice Gianfranco Curino, la rappresentativa regione Lombardia e Piemonte. Thank you.
molto grato al fatto che sia stata scelta Chieri per questa finale, che sia coincisa con questo nostro evento che si chiama Area di Prossimità e che vuole valorizzare tutte le realtà che in qualche modo aiutano a gestire insieme in modo migliore la città ma anche la comunità. E credo che uno sport di questo tipo sia un esempio davvero significativo in questo senso, e quindi che l'abbiamo potuto avere a Chieri e averlo in questi giorni è stata davvero una fortuna, ma la fortuna non viene da sola, è anche merito. Io ringrazio Filippo perché con lui ho questo rapporto di amicizia e di collaborazione, ma ringrazio tutti gli organizzatori. Vogliamo cominciare
Grazie ancora a tutti. Allora, prima della premiazione dei vincitori, io vi invito a rivolgervi tutti verso il tricolore in alto per ascoltare tutti insieme l'inno d'Italia. Scusate, volevo solo aggiungere una piccola cosa sugli arbitri, non li vedo, eccoli qua. Grazie, ma non tanto per l'arbitraggio, perché evidentemente loro sono arbitri di volley, non di sit in volley, ma perché hanno dato anche loro un segno a questo sport. Se lo fanno nel volley li cacciamo via. Hanno preso lo spazio lungo e hanno dato una mano alla asciugare. Grazie. Allora, siamo pronti, noi proclamiamo i campioni d'Italia 2016 di questa seconda edizione del campionato di sitting volley maschile di Assorin Cup 2016, Federico Blanc.